Ciao a tutta, bentornato o benvenuta se è la prima volta sul mio canale. Questa settimana guardiamo insieme la mia collezione bottom della Killstar, quindi pantaloni, jeans e gonne. Rispetto agli abiti high top ho pochi pezzi di sotto ancora della Killstar perché ho iniziato a provare ad acquistarli solo quest'anno, quindi ancora in costruzione. Possiedo tre paia di jeans che hanno tutti la stessa composizione, 71% cotone, 27% poliestere e 2% elastene. Il primo che vi faccio vedere è la Nita Jeans, è una M che ho comprato usata a circa 30 euro. Come vedete non è proprio nero il tessuto, è un grigio stonewash leggermente invecchiato, un color fumo. Ha una serie di borchie piatte che decorano le tasche e la zona poi delle ginocchia e dei decori sia al lato delle tasche davanti che sulle tasche dietro. Sono decori a tema floreale con dei pentacoli anche. Come vedete i pantaloni sono molto lunghi, la M è la mia taglia per la parte della vita e dei fianchi, che il tessuto è leggermente elasticizzato, però sono molto lunghi. Io non ho fatto orli, non ho tagliato, non li porto rovesciati, però c'è molto spazio, quindi volendo si può anche fare così. Sono dei pantaloni sobri per essere di questa marca, ma sono particolari, hanno quel qualcosa in più che permette di non essere proprio basic. I prossimi pantaloni che vi faccio vedere sono i Trash Talk Jeans, sono una M che ho comprato a 40 sterline, quindi circa 44 euro. Questi sono un po' più aggressivi, il tessuto è di un nero molto forte, li ho già lavati diverse volte, ma non accennano a scolorire, non rilasciano colore. Sotto c'è una grossa porzione tipo di calza a rete pesante, però non è molto elasticizzata, è più grande come rete e più grossa come tenuta, come tipo di filo usato, che si vede attraverso le aperture del pantalone che vanno fino in fondo. Ci sono poi due tasche semplici e questo tondo. Questi sono più lunghi rispetto agli Anita, rimangono più alti nella zona della vita e sono anche più lunghi alle caviglie. Anche questi sono molto elasticizzati, fasciano molto e sono piuttosto caldi. Il problema che può nascere con questi è sedendosi, perché il tessuto del jeans è elasticizzato, ma la rete sotto no, quindi comunque cucita un po' più larga rispetto al taglio che c'è nel tessuto, quindi non si rischia che esca fuori, ma non essendo elasticizzata tende a essere molto più rigida e come vedete fa un po' effetto salame insaccato nella zona delle ginocchia. Se si mette per una serata dove si sa che si dovrà stare tanto a sedere, potrebbero restarvi segni, a me è successo. Passiamo ora al mio paio di jeans più recenti, che sono i Forsaken Jeans, è una M, sono venuti 48 sterline, quindi circa 52 euro. Questi erano presenti nel haul di anniversario. Sono un po' diversi dai jeans che già ho. Innanzitutto sono molto più corti a livello della caviglia e anche a livello della pancia. Tendono a essere leggermente con la vita un pelino più bassa rispetto agli altri. E sono anche un po' più stretti. Come vedete mi fasciano un po' di più sui fianchi. Sempre il solito materiale cotone e elastene, quindi abbastanza elasticizzati. Sono i più aggressivi tra i tre perché abbiamo una serie di borchie piatte piramide, una serie di borchie piatte piramide, abbiamo questa toppa con il mega baffometto in rosso, un paio di zip senza la tasca, sono solo decorative e alcuni strappi a taglio vivo. Più due alamari nella zona delle tasche, penso sempre per mettere in sicurezza ad esempio il portafogli per chi lo usa con le catene. Altri invece sono lisci, non hanno grosse cose, mi ricordano un po' il tagli alla tedesca, ma al contrario, dietro business e davanti c'è la festa. Sono molto carini, soprattutto in combo con le maglie dei vampiri o comunque con le maglie con accenti rossi. Mi avevano detto su alcuni gruppi di stare attenta a come è fissata la toppa proprio per il tipo di punto che è stato dato, è un punto tutto esterno. Non mi ci sto trovando male, non mi sta dando fastidio nemmeno quando mi siedo perché anche la toppa è leggermente elastica, quindi il paio di pantaloni dei Forsaken Jeans il sotto tende a non aprirsi, mentre qui la toppa lo fa, quindi non ci sono molti problemi. Un po' piccolina, nel senso, riuscissi a perdere un paio di chili, probabilmente mi starebbe meglio. Devo dire che in generale i jeans sono finora una delle mie scoperte, nel senso che vale la pena comprarli? Poi ne parleremo meglio nell'ultimo video conclusivo della collezione. Però ci sono alcuni articoli per cui secondo me vale la pena investire ed altri no. Per i jeans vi dico, a mio parere vale la pena investire soprattutto perché non stingono, rimangono di un nero molto intenso e hanno quella particolarità in più che è un po' difficile da trovare nella grande distribuzione. Passiamo ora ai leggings. Il primo paio che vi faccio vedere sono gli champagne leggings, sono una L e sono venuti una sciocchezza perché li ho trovati in super saldo. Sono venuti 3 sterline, quindi circa 4 euro.
Sono fatti 95% poliestere e 5% spandex. Sono i miei leggings per andare a giro d'inverno con quelle felpe barra abito più pesanti. Come vedete sono dei leggings bianchi e neri con dei toni di grigio che richiamano il packaging di questo champagne, il Moët Champagne, che è una marca piuttosto famosa utilizzata anche da pubblicitari vari nel corso dello scorso secolo. La stampa è interna al tessuto, quindi è tutto unica, è impossibile che si sciupi. Siccome sono in spandex, tendono a essere molto aderenti. La L è un po' grande per me, sta a vita molto alta e rimane molto spazio, però ha sempre questa sorta di vedo-non vedo. Per questo preferisco indossarla con le maglie un po' più lunghe. Sono molto comodi, sono molto molto caldi, quindi d'inverno ci si sta benissimo. Ripeto, la M forse per me è una taglia un po' comoda, però sono stati il primissimo paio che ho comprato. I leggings che vi faccio vedere invece sono tutte e due in cotone, 95% cotone, 5% elastene. Sono i leggings che io indosso in mezza stagione, primavera e autunno. Sono in puro cotone, quindi possono essere un po' leggeri, un pochino freddi, dipende quanto siete sensibili al caldo. Io ho caldo piuttosto facilmente, quindi tendo a indossare abiti un pochino meno pesanti. Questi sono i Mooncult Leggings, una M, che ho pagato 29,99 sterline, quindi circa 23 euro. Killstar ha praticamente ogni collezione che Killstar fa uscire, c'è un paio o due di leggings fatti nello stesso modo, cotone e sopra questa stampa in acrilico leggero. Tenderà inevitabilmente a sciuparsi, perché anche lavandola al contrario, ho visto, soprattutto nella zona delle ginocchia, è impossibile che non faccia frizione e un po' si sciupi. Questi leggings qua hanno un decoro su tutta la gamba che parte dall'inizio della coscia con uno dei simboli delle croci di Lucifero e Baphometto, con questi due teschi demoniaci con le corna. Vita molto alta, ne arrivano sopra l'ombelico, con una bella fascia elastica di chiusura. Sono molto aderenti, quindi su questi si vede sicuramente l'intimo, ve lo dico. Quindi almeno per me, io preferisco indossarli con una maglia più lunga. Mi piace molto questo particolare paio, di in genere Killstar usa sulle sue collezioni una stampa bianca, quindi acrilico bianco, cotone nero. Mentre questo è uno dei pochi, ora nelle ultime collezioni hanno iniziato a fare qualcosa sul grigio anche come colore base, per staccare un po', per non avere solo il solito bianco e nero. Come vedete più da vicino, purtroppo il teschio è un pochino sciupato, è come se si stesse screfolando la stampa. Questi però li ho da 2 anni. Il paio di leggings è il mio paio più recente, sono gli Umbra Leggings, una M, che ho pagato 26 sterline da un autore Killstar sempre della zona inglese, Kate's Clothing, che è un sito molto interessante se vi capita di andarlo a vedere. Ve lo linkerò qui sotto. Perché ha anche diverse collezioni più vecchie della Killstar o altri oggetti nella zona, ad esempio, dei saldi della clearance, così da andare a riscoprire magari qualcosa che si è perso. È sempre inglese, quindi attenzione ai costi di spedizione. Se vi può interessare, in un prossimo video, con tutto il problema che purtroppo verrà fuori per la Brexit dei dazi, possiamo parlare dei rivenditori Killstar europei. Se vi può interessare, fatemelo sapere. Anche in questo caso il decoro va dall'inizio della coscia fino in fondo e c'è la solita bella fascia elastica all'altezza per me della vita. Il decoro, quello che troviamo, è con un grande gatto che guarda la luna, c'è questa rosa, c'è un pentacolino e un'altra luna più piccola sul fondo verso la caviglia, mentre il retro è completamente nero, appunto aderente nella zona dei fianchi. Nonostante siano i leggings che ho da meno tempo, sono molto preoccupata per la loro durata, è perché la stampa bianca, sciupandosi, quindi perdendo dei pezzettini, risulta più evidente in contrasto col tessuto nero, per cui si vede, si nota subito che manca un pezzettino, ma questi mi sembrano più delicati a livello proprio di stampa di acrilico usato. Può darsi anche sia solo una sensazione mia, però già un abbinamento così, come vedete, ci sono uscita un paio di volte, mi piace tantissimo, quindi o maglie un po' più lunghe, oppure ho trovato un paio di maglie a manica corta con anche in vita una piccola cintura, così da dargli una sorta di tema fantasy goth. Vi lascio una foto per farvi capire lo stile con cui mi piace indossare questi leggings. Passiamo ora a parlare di gonne. La prima che vi faccio vedere è la Burn Maybe Maxi. È una S ed è stato un regalo, 55% poliestere, 35% nylon e 10% spandex. Questo è il completo di cui vi parlavo la settimana scorsa a proposito dei top in Burn Velvet. Ripeto per chi non c'era, il Burn Velvet è un tipo di velluto che viene poi scavato, così si crea uno strato in rilievo di velluto e un sotto dove si intravede il mesh. Questa luce si vede forse meglio rispetto a quella che avevo
durante il video dei top. Questo è il completo totale. Come vi ho detto, è un regalo e la S per me non è che non mi sta, non è che non ci entro, però è molto, molto aderente. Inoltre non sono sicura di dove dovrebbe stare l'apertura. Come vedete è una gonna a sirena, quindi arriva fino alle ginocchia stringendosi, bodycon, abbracciando tutto il corpo e poi riaprendosi, creando ondine. Sul davanti non è nemmeno troppo male, ma nel momento in cui mi giro è un pochino infame per come è fatto il mio fisico. Questo non vuol dire, è veramente molto bello il tipo di tessuto, mi piace tanto la fantasia che c'è dentro con tutti questi pentacoli, con tutti questi segni. Inoltre non so se a me sta corto perché essendo una S a me arriva alle caviglie, non so se dovrebbe arrivare più lungo oppure meno. È molto molto bello questo completo. Se riuscirò a dimagrire qualcosina proverò a mettermelo. Me lo metterò una volta con sotto una guaina, una pancera, o andrò a giro e me ne fregherò di tutto perché è tanto bello? Non lo so, però è lì e spero molto presto di poterlo indossare. Prossimo oggetto è una gonna a collezione Killstar per lo zombie, che è la Baby Death Skater, è una L. 95% rayon, 5% elastene, che credo di aver comprato in negozio a 10€. Se vi chiedete perché ogni tanto i prezzi del negozio siano questi è perché ho un negozio vicino, per fortuna a Firenze c'è un negozio alternativo che ancora sopravvive, che di tanto in tanto fa dei grossi sconti per lo stock dell'anno precedente, quindi sapendo in che giorni andare e cosa andare a cercare mi è capitato di trovare degli ottimi prezzi. La taglia è una L perché come vedete ha una fascia in vita che è molto poco elastica, è molto molto rigida pur essendo un materiale elastico, quindi ho preferito andare di una taglia sopra e ho fatto benissimo, anche perché è leggermente più lunga, quindi scende senza problemi sui fianchi. È la solita stampa che avete visto anche nella collezione della scorsa settimana per i top, quindi scheletri, pentacoli, rob zombie, un po' di cose varie. Può essere indossata anche più bassa, io la indosso a vita alta, ma può essere indossata anche sui fianchi, ma a me personalmente piace la linea skaterline, quindi preferisco che stringa sulla pancia e poi si apra. Gonnellina molto carina, molto leggera, molto simpatica, è il solito jersey Killstar di tutti gli abiti e tutte le maglie che vi ho già fatto vedere. Uno dei miei ultimi acquisti perché credo di averla comprata per i saldi di gennaio di quest'anno, quindi appena prima del lockdown. Ci avevo fatto un completo per andare ai concerti e invece no! Ultimi due elementi della mia collezione, il primo di questi sono i Many Moons Denim Shirt, sono un XL e sono venuti 20 sterline, quindi circa 23€. E sono 98% cotone e 2% elastene. A seconda dell'elasticità del materiale si varia leggermente di taglia. Essendo questi short, questi pantaloncini in denim con puro cotone, sono molto molto stretti. Avevo comprato della stessa collezione anche la salopette, quindi pantaloncini col pezzettino di sopra. L'XL rispetto ai pantaloncini aveva una cosa come 4 cm di differenza sui fianchi, erano molto molto più grandi, infatti ho dovuto rivenderli. E per rivenderli ho provato a scambiarli, ma la ragazza che aveva la L da scambiare con me aveva una differenza di taglia troppo grande per poi starmi. Quindi attenzione, purtroppo è così, anche quando il materiale è lo stesso e la collezione è la stessa ci può essere una variazione molto sensibile. Questi sono i pantaloncini, sono dei pantaloncini a vita alta, è possibile buttarli un pochino più giù sui fianchi ma di poco. Con questo colore un po' grigio intenso, hanno davanti delle toppe di quella collezione lì con le lune, con delle scritte, ai lati abbiamo una piccola corsettatura che aveva un fiocco che io ho sciolto ormai da tempo, con due belle tasche considerevoli. Quello che un pochino mi stranisce ancora di questi pantaloncini, ma che indosso lo stesso perché sono una vecchietta e non ci posso fare niente, è che siano molto alti sulla zona dietro, chiamiamola così. Quindi c'è il rischio di vedere il sotto. Sto cercando di metterlo family friendly quanto possibile, ma sono un po' cortini. C'è la tasca dietro con scritto lei era come la luna, una parte di lei era sempre nascosta. Una frasezina un po' edgy. Li metterò da dove viene, perché è sicuramente una citazione. Ultimi, ma non ultimi, i miei adorati Slow Burn Bell Bottoms, una M, che ho pagato 24 sterline, quindi circa 26€. 93% rayon, 7% elastene, jersey a costine, li avete visti anche nello scorso video, parlando del top abbinato. Sono un paio di pantaloni
con il a zampa d'elefante nel sotto, molto molto lunghi. Io ho bisogno di platform molto alti per riuscire a indossarli senza appunto rifargli l'orlo o che struscino in terra. Molto stretti. A me su questi pantaloni non dà troppo fastidio, soprattutto perché sì, si vede che ho i fianchi tagliati, ho il fianco più grande sopra, poi si restringe, poi si riallarga, ma è il mio corpo. Ormai ho fatto pace con come sono fatta io e non mi interessa se gli altri mi vedono o no, perché che mi vedano o non mi vedano, rimango così. Però potrebbe dare noia, soprattutto tendo ogni tanto a salire e quindi può dare un po' di fastidio per la sua aderenza. Sopra abbiamo una fascia elastica all'altezza della vita con una piccola corsettatura. Questa era la parte della review, mentre adesso passiamo alle promozioni. Il canale che vi voglio proporre questa settimana è della youtuber Delia Lefei, spero di averlo pronunciato bene. È una youtuber americana che ha questa serie di video molto interessanti, got on budget, quindi come vestirsi nello stile con abiti che non superano singolarmente i 25 euro. Molto interessante perché tramite lei ho scoperto una marca venduta su Amazon che adesso si sta avvicinando anche al mercato europeo, che è la Scarlet Darkness. Io vi lascio qui sopra uno dei suoi video got on budget e poi sotto gli account social delle piccole imprese. Oggi torniamo a parlare di artigiani italiani. Questa è una bambolina creata da Muppins. È una piccola pagina che è sia su Facebook che su Instagram di un artigiano appunto che li crea completamente a mano partendo da personaggi della cultura pop. Trovate sia un album con impronta consegna, quindi cose già create un po' standard, oppure potete proporre voi un personaggio e vorreste vedere reso in forma di pupazzetto. Questa l'abbiamo commissionato io e Dolce Metà perché nella nostra collezione di Nightmare Before Christmas non siamo mai riusciti a trovare statuine o peluche del personaggio della bambola vampiro che creano che ci piacessero, quindi gliel'abbiamo fatto fare. Come vedete non sono delle rese identiche, c'è molto dello stile della persona che li fa, soprattutto un tratto distintivo di questa artigiana è l'utilizzo dei bottoni come occhi. Mi piace molto, è molto tenero ed è nella nostra collezione da diversi anni, è una cosa che mi fa molto piacere. Hanno anche, oltre alle bamboline, alcuni elementi accessori di vestiario, quindi mi sembra scaldacolli, sciarpe. Il video è finito, io vi ringrazio di avermi seguito anche questa volta, vi auguro una buona giornata, una buona nottata ovunque voi siate, ci vediamo lunedì prossimo, ore 12, con la collezione.